Elio Perrella, tra gli organizzatori di questo torneo Boiano Mundial, ci puoi un po' snocciolare i numeri di questa bellissima manifestazione che è stata abbastanza lunga e si è conclusa di fatto, perché lo possiamo dire, ma dici un po' di più. Sì, allora innanzitutto volevo ringraziare gli altri organizzatori che stanno nel nostro staff, che sono Gaetano Ricci, Vito Taddeo, Claudio Aspina, Domenico Carnevale, Giuseppe Russo Brondolone e Francesco Spina. Come hai detto tu, sono passati 20 giorni di partite, pensare che abbiamo avuto 118 squadre, quindi organizzare 118 squadre che giocano sullo stesso campo, perché in questo campo si fanno differenti sport, come sai benissimo, si fa il basket 3 contro 3, il calcio a 3 maschile e femminile, si fa il volley amatoriale e professionisti, si fa il torneo di Subbuteo nella piazza dell'Andistante, il bar di Bassone, si fa il torneo di calcio Balilla, insomma c'è un po' di carne a cuocere. Ecco, avete movimentato l'estate non solo boianese, ma possiamo dire di tutto l'Interland, perché sono arrivate compagini un po' da ogni parte del Molise, Isernia, Campobasso, insomma anche dai paesi ovviamente, e va detto che è stato un grande riscontro di successo durante tutta la manifestazione. Sì, sì. Infatti, oltre al numero delle squadre, il bando principale è che ad esempio nel calcio a 3 contro 3 su 33 squadre sono 25 provenienti da fuori paese, nella pallavolo ce ne sono 7-8, nel basket lo stesso, calcio femminile che in altri paesi fanno 4-5 squadre, qua abbiamo avuto 15 squadre, quindi il torneo è diventato di altissimo livello. Basta fare una panoramica della gente che ci segue tantissimo. Infatti, soprattutto il merito della manifestazione lo diamo anche a un aiuto che ci è venuto dal comune di Boiano nella persona dell'assessore allo sport. Va bene.